Giuseppe Meazza di Milano San Siro, dove sta per cominciare la finale in andata di Coppa Italia tra il Milan e la Lazio. C'è un bel ambiente a San Siro, 60.000 spettatori, vedete inquadrato Fabio Capello, un Fabio Capello che ha ritoccato la formazione che era attesa in farsene presenti a questa partita. Comunque ecco la formazione del Milan, Rossi in porta, i difensori sono Nielsen, Smoje, Costacurta e Maldini, a centrocampo Savicevic, Albertini, Desai e Donadoni, Ganz e Weah, le due punte. È squalificato Boban nelle file del Milan, in non perfette condizioni Leonardo, rischia dunque una coppia centrale formata da Smoje, Costacurta, Capello. Rinvio di Maldini, attacca, vedete, e a pieno organico la Lazio che è andata ora alla conclusione con Chamot, sul cui tiro Rossi si è fatto trovare ben piazzato. Savicevic, ancora Casiraghi, si inserisce Chamot a destra, Donadoni in copertura, parte il cross, attenzione, il tiro di Mancini, la parata da parte di Rossi, Lazio vicinissima al gol, perfetto suggerimento in cross da destra di Chamot. Al volo Mancini e Rossi in qualche modo, prima che Smoje si rifugi in calcio d'angolo, pericolosissimo. Intanto Weah dà proprio a Savicevic, converge, buono il suggerimento, 1-2, arriva Weah, poi palla che carambola a fondo campo, però molto incisiva questa combinazione tra i due giocatori del Milan, Albertini. Prova Nielsen. Tiro alto, poi lancio di Venturin, attenzione Casiraghi, giudicato in posizione regolare, ha fermato il pallone liberissimo in area ma Rossi gliel'ha soffiato, ecco che rivediamo, è la posizione, probabilmente era regolare in partenza. Savicevic batte lungo verso Maldini, mette giù Maldini, poi effettua il contro traversone, Ganz, il suo tiro respinto da Negro, azione gol del Milan. Ecco, c'è un altro esempio, però questo è mentre osserviamo Nedved. Nedved, grandissima azione di Nedved, e angolo, ha seminato il panico Pavel Nedved. Ottima palla, posizione regolare, va Mancini, il dribbling di Mancini e poi il pallone toccato verso la porta praticamente sguarnita viene ribattuto dai difensori del Milan, pericolosissima azione da parte della Lazio, ribattuto il suo primo lancio, l'impostazione è ancora su Donadoni. Nuovamente Albertini, viene in avanti anche Maldini, parte il traversone, attenzione, posizione molto buona da parte di Ganz che si era venuto a trovare smarcato a centro area, ha tentato subito il colpo di testa, vedete che Maldini lo pesca con questo cross di destro molto buono, va al colpo di testa Ganz, palla a fondo campo, Fuser per la rimessa, Mancini, pallonetto, attenzione, palla ancora pericolosamente in area e Nielsen è andato a coprire su Casiraghi che era stato smarcato a due passi proprio da Rossi. Poi la Lazio avanza ancora con Fuser, si allarga Mancini, va Fuser, tocca sullo stesso Mancini, poi Fuser va a piazzarsi al centro, palla molto lunga, attenzione, Nedved sinistro, palla a fondo campo, splendido. Ora la Lazio sembra aver preso l'iniziativa con molta decisione, attenzione alla conclusione, ancora sul fondo del sempre temibilissimo Jugovic. Nielsen, è ancora alto, fotocopia del tiro del primo tempo, evidentemente Nielsen gode della fiducia di Capello e dei compagni. Palla in area, attenzione, Casiraghi, Rossi, miracolosamente, palla che sbuca improvvisamente dalle parti di Casiraghi, arresto e tiro immediato, Rossi bravo in angolo, l'ha battuto da Fuser, effetto a rientrare verso il centro del campo, gran colpo di testa ancora di Casiraghi, para Rossi, Casiraghi
però è pescato in azione fallosa, mentre questa è l'azione precedente. Vedete che saltano a centro area Mancini e Costacurta, la palla arriva a Casiraghi, arresto e tiro, molto bravo Rossi. Siamo Venturi in corto, attenzione Albertini, l'uscita di Marchegiani, errore della difesa della Lazio, Albertini ha tentato di approfittarne immediatamente, attentissimo Marchegiani, è andato a chiudergli lo specchio di tiro. Entra al posto di Ba, Bruno. Questa è una sostituzione credo punitiva, perché non ci sono A sto punto Ba, appena entrato in campo, lascia il posto a Leonardo. E chiaramente Capello in qualche maniera non è assolutamente rimasto soddisfatto della fulminea presenza in campo di Ba, che da poco aveva sostituito Savicevic. Tanto la sinistra parte Maldini al centro, un pallone insidiosissimo, loro rovescia fuori area Nesta. Costa Viedde, siamo al 34esimo del secondo tempo, 0-0, avanza Favalli, parte il suo traversone, attenzione a Casiraghi che trova il tempo per la battuta ed è bravissimo Rossi, ancora molto molto bravo Casiraghi a battere a volo. Intanto è Maniero che entra in contatto con Grandoni e c'è calcio di punizione, palla per Weah, pallonetto a cercare Maniero, troppo lungo, poi il lancio di Venturini, attenzione Mancini, palla buona, Mancini, parte il cross, palla fuori, attenzione al tiro di Jugovic, e protestano ancora i giocatori del Milan e anche la panchina, vedete Rossi, perché a loro giudizio il pallone non aveva superato la linea di fondo campo, ma anche da questa inquadratura, vediamo, che è difficile stabilire se il pallone abbia o meno superato per intero la linea di fondo campo. Vediamo. E forse era fuori. Forse era tra Milan e Lazio. Combatte UEA. Cambia gioco. Attenzione Leonardo. Leonardo, tiro alto. Sinistro di Leonardo, ottimamente servito da UEA con palla sopra la traversa. Vedete, giocatore straordinaria qualità, attenzione, pericolosissima la Lazio proprio con il nuovo entrato, palla al centro, Rossi ancora su Casiraghi, e proprio spettatori per un incasso che sfiora i 2 miliardi. Fuser, degna cornice di finale di Coppa Italia, da un portiere, attenzione Weah, sì, gol di Weah, ruba il tempo a tutti e porta in vantaggio il Milan al 44esimo del secondo tempo su un lunghissimo rilancio di Rossi. Avete visto Capello che è andato a fare cenno al proprio portiere, e ora sono anche gli altri giocatori del Milan, alcuni abbracciano naturalmente Weah, altri sono andati ad abbracciare Rossi, perché Rossi con un assist da porta a porta ha messo in condizione Weah di mettere dentro, vedete Rossi lunghissimo, palla che rimbalza, Weah ci crede, esce Marchegiani, Weah lo beffa con questo colpo di testa e il Milan è in vantaggio al 44esimo del secondo tempo. Rivediamo ancora, c'erano Negro, Nesta e Marchegiani, li ha fatti fuori tutti e tre Weah. Attenzione però, subito la Lazio in avanti con Gottardi, ancora Gottardi, scivola, viene fermato da Costacurta, la palla è per Donadoni. Quattro minuti di recupero intanto. Jugovic in profondità, attenzione! Palla battuta di prima da Grandoni, che finisce a fondo campo. Intanto rivediamo il lunghissimo rilancio di Rossi, vedete che Weah ci crede, forse spinge anche Negro, che comunque aveva rallentato davanti a lui, ma la precedente azione
di Gottardi della Lazio, che abbiamo visto poco fa, è stata veramente molto pericolosa, agitatissimo Capello, Civoli. Beh sì, sono momenti un po' particolari, 1-0-0 che è sempre comunque un risultato da non trascurare, no? In vista poi del ritorno, ma direi che se il Milan è ancora in corsa lo è per UEA, ma questa sera soprattutto per Sebastiano Rossi. Sicuramente il tiro della bandierina per la Lazio, parabola insidiosissima, è UEA che mette fuori, palla ancora per Fuser, va Fuser, il dribbling, il cross con il sinistro, svetta e mette fuori Maldini, poi al volo Nedved sul rimpallo, Casiraghi, Lazio rabbiosamente in avanti, ancora Nedved in profondità, palla che si spegne a fondo campo e finisce la partita tra l'esultanza dei tifosi rossoneri, Milan che vince la finale d'andata di Coppa Italia per 1-0. Capello, Marco Civoli, vai. Se n'è andato, aspetta un attimo, Fabio.